Sì, no, c'è qualcosa da rivedere e da ridire? Dunque, per quanto attiene, diciamo, all'organizzazione, per quanto compete, come si suol dire, la macchina comunale, direi che nonostante le difficoltà, gli imprevisti, le novità quasi assolute di questi 6 giorni, è andato tutto bene. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno contribuito, appunto, a che la macchina funzionasse nonostante i potenziali disguidi e queste novità e queste decisioni anche da assumere talvolta in pochi secondi. Tutto perfetto? No, nel senso che ci sono stati degli aspetti, un aspetto in particolare che dovrà essere oggetto di una riflessione condivisa tra amministrazione comunale e capitani. Quale aspetto? Ma mi sembra evidente la mossa forse non sono state, diciamo, all'altezza delle aspettative dei contradaioli. Lei più di una volta ha detto nei suoi discorsi ufficiali, nelle interviste, negli appelli, e sicuramente l'avrà detto anche in privato nelle riunioni con i capitani, sulla scelta dei cavalli: cerchiamo di avere una responsabilità tutti insieme. Invece poi sono arrivati 6 esordienti, perché alla fine erano 23 i cavalli alla scelta, non è che erano pochi. 23, in questo momento confesso non ricordo, sì, è probabile, e 23 alla scelta, appunto, quindi diciamo anche questa presenza di 6 esordienti non è responsabilità esclusiva di uno o di un altro, ma di più componenti. Io sì, è vero, ho richiamato dal senso di responsabilità al senso di opportunità, però il comune non può incidere poi sulle strategie pagliesche in maniera troppo stringente. Lei ha avuto un momento di grande freddezza nel momento in cui il 2 sera ha cominciato a piovere dal palco, ha deciso di dare immediatamente l'ordine. Come si riesce a coniugare questa freddezza nel decidere che la pista non è sicura quando si è anche di Siena e di Contrada? Forse proprio perché si è di Siena e di Contrada si trova la prontezza e si ha la visione che c'è una tutela prima di tutto da salvaguardare. E io ringrazio Dio che non fossero partiti, perché un'acquazzone di quel tipo con i cavalli in corsa, non in pista, in corsa, poteva essere veramente pericolosissimo. Quindi da una parte sì, mi riconosco, non voglio dire il merito, però insomma, la prontezza di aver assunto una decisione che col senno di poi, con questo siamo tutti bravi, è stata credo corretta, non si possa discutere. E, però diciamo una decisione che è venuta dalla testa e dal cuore contemporaneamente. Ecco, ci saranno anche la domenica, si ripartirà subito con il Palio, e lei ha dato degli spunti di riflessione importanti sotto questo punto di vista, no? In che senso? Se sarà l'ostrazione delle contrade, già da lì si potrà iniziare a riflettere su quello che sarà. Sicuramente. Ora facciamo una cosa per volta, certo. Nel senso che l'estrazione delle contrade ha una precisa finalità, certo, che è quella di completare il lotto per il 16 agosto, ma immagino che possa essere già un momento di primo, diciamo, confronto, per sondare anche quelli che sono gli animi. Un'ultima domanda riguarda, ritornando alla mossa, ovviamente non è facile con cavalli tutti pronti, super addestrati, che stanno allineati, riuscire a dare una mossa in cui la rincorsa entra con la testa tra i canapi, no? Quindi non è semplice tutto questo. E anche il canape, che nei rallenti abbiamo visto comunque sforzarsi molto nel momento in cui i cavalli fiancano. Lei cosa voleva dire prima quando ci ha detto dobbiamo fare una riflessione sulla mossa? Si riferiva alla rincorsa, a cosa? Al mossiere? Mi riferisco all'insieme della mossa, elencato alcuni, insomma, degli aspetti che andranno valutati. Sicuramente poi il tempo della mossa lo dà il mossiere. Grazie mille al sindaco Nicoletta Fabio. Allora, adesso attendiamo anche l'arrivo di altri capitani. Ecco che vedo arrivare
in lontananza Giulio Bruni, capitano della Contrada della Lupa, la Lupa che era di rincorsa. È stato un palio, l'ha detto il sindaco, in cui ci saranno dei punti di riflessione importanti. Arriva Giulio Bruni, capitano della Lupa, buonasera. Un palio difficilissimo per la Lupa, un cavallo che durante le prove aveva fatto vedere forse un po' di problemi, anche forse oggi durante la mossa sembrava non volesse quasi entrare delle volte. Sì, il cavallo era uno dei tanti esordienti, un cavallo molto nevrile, di carattere, sì, aveva qualche difficoltà nella gestione e chiaramente poi capitando anche di rincorsa ancora più problemi potevano venire fuori, un po' sono venuti fuori, però Andrea è stato bravo a gestirlo. Ecco, un palio chiaramente da dietro, forse lei ha guardato il suo fantino più degli altri, un giudizio finale, riesce già a farlo o deve prendersi un paio di giorni? Ma io penso che il giudizio finale non possa essere dato, nel senso con una mossa che bene o male non era una mossa valida, perché comunque oggettivamente riguardando un po' i filmati, riguardando anche un po' di foto, tanto penso sia visibile a tutti il fatto che quando il canape è andato giù la Lupa ancora era ben distante dal poter entrare al verrocchino, quindi già a quel punto il palio della Lupa era già condizionato totalmente, quindi penso il palio della Lupa non sia valutabile, ecco. Non sia valutabile nonostante le due lunghe notti poi che ci sono state, che chiaramente a livello strategico non chiediamo le strategie, ci mancherebbe altro, però è andato un po' a vanificare il tutto forse. Sì, allora, le due lunghe notti e le due giornate in più chiaramente sono un qualcosa di straordinario che non capitava da molti anni, esatto. Quindi anche un'esperienza che bene o male vivi in prima persona, nessuno mai detto nulla al riguardo, però l'affronti, la vivi e gestisci quello che c'hai già da gestire. Chiaramente due giorni in più ai quattro sono impegnativi, però io ripeto, secondo me la riflessione determina al di là dei due giorni in più credo sia fatta deve essere fatta mi permetto di dire sul mossiere, perché chiaramente la mossa è uno dei momenti principali e determinanti del palio e quindi deve essere un momento in cui poi debbano essere rispettati quegli equilibri che sono poi determinanti per il palio stesso. Certamente, lei è il capitano, quindi può assolutamente permettersi di esprimere la propria opinione. Ecco, anche sul fattore cavalli, se esordienti forse erano troppi, si può riflettere per il palio d'agosto, perché poi alla fine ha vinto il più esperto di tutti. Sì. Questo è verissimo e credo che da questo palio di luglio sicuramente dobbiamo pensare al fatto che un palio con sei esordienti, per fortuna finito bene, sia un qualcosa che magari debba essere non ripetuto. Credo che tra gli esordienti qualcosa che si è comportato bene, qualcosa di positivo che possa andare a aggiungersi quindi anche agli esperti che non hanno partecipato a questa carriera possa essere preso in considerazione per agosto. Ci vedremo ad agosto infatti. Grazie. Grazie mille capitano e buon proseguimento, buon palio. Allora, proseguiamo la diretta, vedo intanto che sta ancora parlando il capitano del Montorano, vedo intanto Bartolo Ambrosione, il mossiere di questo palio. Prego, prego, si metta qui. Innanzitutto buonasera. Buonasera. Buonasera a lei. Tutto molto difficile? Non tutto, perché per esempio collaborazione di Fantini secondo me è altissima. Okay. Fin dal primo giorno, per cui stasera ha continuato, per cui quello invece lo leggo come un messaggio molto positivo. Poi difficile, una situazione un po' strana, che si è corse due giorni dopo, un'incognita di sei cavalli debuttanti, un po' una forzatura abbastanza persistente che ha condizionato un po' anche il mio atteggiamento, e insomma un po' di difficoltà e un po' di aiuti. Un po' di difficoltà, un po' d'aiuti. Ci sono state delle cadute durante le prove e questo è stato molto dato al
al fattore del canape, no? Che si abbassasse difficilmente. Lei ha notato questa difficoltà nell'abbassamento del canape, si parla molto di questo famoso cigno, no? Che no, no, guarda, del cigno non l'ho mai neanche visto, per cui non posso dirti nulla. Del canape non posso dirti nulla, perché quello è quello abbiamo usato. Certo. Io trovo che si è forzato molto, si è forzato un po' troppo, e questo un po' anche ha condizionato il mio comportamento. Un bilancio finale? Allora, un errore grave, secondo me, da parte mia, non aver dato a buona la prima mossa, che era nettamente migliore di quella che poi ho dato mezz'ora dopo, e la fortuna al contempo che l'allineamento sia dalla prima ma anche dalla seconda era buono, e il rischio che ho corso che potesse essere nettamente peggio anche quello, per fortuna non c'è stato. Quindi ora vedremo. Innanzitutto ringraziamo per la disponibilità Bartolo Ambrosione, buon proseguimento e niente, buona serata. Grazie mille a Bartolo Ambrosione. Nel frattempo attendiamo anche l'arrivo di altri capitani. Vedo intanto un po' di persone che stanno in questo momento parlando fra di loro. Intanto vedo anche in lontananza Marco Minucci, capitano del Leocorno, che sta in questo momento parlando ai microfoni. Intanto chiedo, se è possibile, vedo arrivare Federico Cappannoli. Ciao. Capitano. Buonasera. Del Bruco. Allora, chiaramente c'è stato il fantino esordiente, il cavallo esordiente. Non era semplice la gestione anche poi della mossa, però alla fine Mattia Chiavassa è arrivato tra i primi quattro, non vorrei sbagliarmi, ma era lì, diciamo. Poi, lì è un parolone, ma insomma... Ma non mi risulta ci siano piazzamenti nel palio. Esatto. Ahimè, se no ce l'abbiamo piazzati l'anno scorso, ci si sarebbe piazzati ora. Esatto. No, va bene, dai, ora al di là delle battute, volendo fare un'analisi, sicuramente Mattia, per essere all'esordio, è stato sicuramente in questi quattro giorni, ha avuto un atteggiamento maturo, è stato molto calmo, lucido anche oggi nella gestione della mossa, e ti direi anche nella gestione della corsa. Poi c'è stata qualche imprecisione, direi un'imprecisione nel primo San Martino, abbiamo riguardato un attimo il palio e sicuramente lì un errore c'è stato, però è sicuramente un errore tecnico e che ci sta in un palio all'esordio, e soprattutto quello che poi mi interessava di più è che non ha lesinato impegno, non ha lesinato voglia di farsi vedere, voglia di onorare il giubbetto e il bruco. Poi, come ti dicevo prima, i piazzamenti ahimè non ci sono. È contento solo chi vince, le altre vanno a letto, questo si sa nel palio. Assolutamente sì, è una brutta regola, però va accettata, e va accettata con serenità, ripeto. Se mi avessero detto il 29 facevamo un palio da protagonisti, forse non, o comunque ora non voglio dire da protagonisti, ma comunque nei primi, fra i primi, non ne sarei stato così convinto. Quindi in questi giorni sia il cavallo, il fantino, insomma l'accoppiata in generale era venuta avanti, si erano visti dei progressi, quindi ti dico che oggi qualche ero salito sul palco con qualche speranza, però mi sembra anche lecito, no? con molta serenità ti dico che ci prendiamo la prestazione, ci prendiamo l'investimento che abbiamo fatto su Mattia, ce le portiamo a casa e speriamo domenica di uscire a sorte, perché io ho già girato pagina. Esatto, e questo mi sembra più che logico. Una riflessione forse sui cavalli: abbiamo visto sei nuovi, qualcuno sicuramente si è contraddistinto, ma alla fine ha vinto quello più esperto. No, ma è evidente che in un lotto con tanti cavalli nuovi l'esperienza è un fattore aggiunto, tant'è che al di là di chi ha vinto, quando c'è stata la caduta del montone, se non erro i primi quattro erano quei quattro cavalli lì, quindi erano quattro cavalli, avevano un'esperienza, ma questo si sa, è un prezzo da pagare. Credo che tutto sommato, lo dicevo prima, insomma, la scelta dei capitani, e l'avevo già detto in qualche altra intervista, credo che almeno personalmente, credo che io e i miei colleghi abbiamo avuto un atteggiamento molto maturo nella scelta dei cavalli, perché abbiamo anteposto il bene della festa al bene, ai vari beni di scuderia,
perché abbiamo cercato di trovare in quello che era rimasto i cavalli che dessero un po' più di garanzie da questo punto di vista qui. Ce n'era uno che, un paio che davano qualche dubbio in più, erano quelli che poi hanno manifestato qualche difficoltà, però tutto sommato da questo punto di vista qui è andato bene. Direi che forse qualche innesto, qualche uno dei nuovi si è sicuramente meritato una riconferma per il futuro. Quindi vedremo. Allora, grazie mille al capitano Federico Cappannoli del Bruco, buon proseguimento e chiaramente buona anche estrazione. Intanto vedo Stefano Bernardini, capitano dell'Oca, che invito qui. Stefano Bernardini, l'Oca ha corso un palio da protagonista, era partita prima, ma bisogna anche finire primi nel palio. Questa è una regola, funziona a questo modo. Ci dispiace, peccato, perché Giovanni aveva fatto un grande palio, siamo dispiaciuti, al tempo stesso facciamo i complimenti all'amica Contrada dell'Onda e a Carlo Sanna, che come tutti sapete c'è un grosso debito di riconoscenza nei suoi riguardi e che l'anno scorso ha vinto da noi, quindi per lui sono contento. Ecco, un cavallo che aveva corso un solo palio, ma Giovanni Azzanetto di Tittia era arrivato praticamente subito nel pomeriggio e aveva anche creato un po' di scalpore, perché quasi tutti forse all'inizio si aspettavano che potesse andare nell'Onda, e col senno di poi ha fatto anche la scelta sbagliata, ovviamente è una battuta, ma insomma l'Oca ha vissuto con entusiasmo alla fine del palio, il bilancio finale è positivo? Positivo è quando si vince e basta. E basta, quindi diciamo che siamo sicuramente contenti della prova di Giovanni, perché dall'ottavo posto è schizzato, è partito primo, si sono verificati dei problemi del cavallo che non ci aspettavamo e quindi niente, Tabacco è andato sicuramente migliore nel totale della corsa, è andato sicuramente migliore del nostro, perché quello che recuperavamo nel dritto lo perdevamo poi nelle curve, quindi niente. Ci dispiace, però è andata così, bisogna farne tesoro di questa esperienza, non tutti i pali vanno bene, abbiamo vinto l'anno scorso, quindi non ne facciamo un dramma. Certamente, i cavalli erano 6 esordienti, lei aveva detto nella vecchia intervista che voleva mettere i migliori, tutti quelli che c'erano. Alla fine ha vinto però il cavallo più esperto, no? Quello che aveva corso più pali di tutti, quindi è uno spunto di riflessione questo? Ma intanto i migliori che avevo intenzione e che sapeva tutti intenzione non c'erano. Esatto. Uno è stato scartato, il suo Frac ha avuto un infortunio, Underbola, si dice tanto dell'esclusione a parte dei capitani di questo cavallo, ma se anche ci fosse stato Underbola gli esordienti sarebbero stati 5. Il problema è che 12 cavalli sono stati scartati da veterinari, anche qualcuno che sicuramente sarebbe stato preso. Credo che sia l'argomento più importante nell'inverno dovremo affrontare, perché non è possibile che i tanti vituperati capitani su 103 cavalli iscritti all'albo debbano scegliere il giorno della tratta su 25 soggetti, di cui la maggior parte sono tutti esordienti. Questo è uno spunto di riflessione e quindi ringraziamo Stefano Bernardini, capitano dell'Oca, per la disponibilità. Vedremo in alto se ad agosto ci sarà l'estrazione, perché l'Oca, ricordiamolo, deve essere estratta per poter correre il palio. Buon proseguimento. Grazie, buonasera. Grazie mille, buonasera. Intanto dobbiamo andare in pubblicità, poi dopo collegamento con il capitano del Locorno.